E veniamo al terzo punto, si è parlato anche, vedo i giornali, c'è un dibattito in Italia mentre sono qui sulle nuove tasse. Questo governo non creiamo quindi panico sociale che non esiste. Da una mera battuta dietro l'insistenza di un giornalista, una domanda specifica, ma potreste considerare anche queste le famose merendine o altro, eccetera. Ho detto non escludiamo, ma non è certo questa una misura concreta già definita assolutamente. Noi non vogliamo creare nuove tasse. Il nostro sistema, innanzitutto vorrei dire che la manovra economica sarà agevolata fortemente da una misura fondamentale. Lo spread che si abbassa ci consente di recuperare diversi miliardi di risorse e questo sarà già un primo passaggio. Poi ovviamente l'abbiamo già detto. C'è una spending review, cioè recupero di risorse dalla spesa improduttiva pubblica. Stiamo rivedendo il sistema degli incentivi per riorganizzarlo, riordinarlo, ma questo governo non è che sta lavorando per nuove tassazioni ai cittadini, anzi, il nostro obiettivo è stato sempre e sarà alleviare e abbassare la pressione Ci sarà un fiscale che in Italia è molto elevata. intervento nella manovra già per abbassare le tasse e anche per rimodulare le aliquote IVA? È chiaro che dobbiamo fare i conti all'ultimo, perché dipende dalle risorse che riusciremo, diciamo, a creare. Sicuramente una direzione molto chiara è abbassare l'IVA e nello stesso tempo liberare risorse per il cuneo fiscale. E come abbiamo dichiarato, come da programma, queste risorse che andremo, queste tasse sul lavoro che andremo ad alleggerire e a recuperare saranno a favore dei lavoratori. Cioè vogliamo che i lavoratori in busta paga abbiano più soldi da spendere. Questo incentiva i consumi ed è, come anche suggerisce la letteratura specialistica, quindi gli economisti, il modo anche migliore in situazioni contingenze come quelle attuali di difficoltà per incrementare la domanda interna. I consumi interni sono deboli, dobbiamo incrementarli e questo è forse il modo migliore perché ovviamente favorisce anche le famiglie.